Programma ideato e condotto da Turchese Baracchi con la partecipazione di Angela Achilli. Guarda il paese, Turchese, se lo vuoi. Non è vero quel che vedi in TV, al paese che è Turchese hai diritto. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Turchesando, un pomeriggio turchesissimo e quindi subito un super bacio alla super Angie Achilli. Ciao Angie. Buongiorno, buongiorno a tutti, è arrivata l'estate, vai alla grande, speriamo, caldo, speriamo. Caldo. Un saluto sempre a Gossip News Italia che è sempre con noi, il nostro supporter numero uno, anche a Bollicine VIP che ogni volta scrive la rubrica puntuale e precisa di quello che accade nelle puntate di Turchesando. Un saluto dall'altra parte del vetro alla nostra regia con Lorenzo. Ma io adesso non attendo più perché noi abbiamo un ospite a cui io tengo tantissimo. Quindi, prima di parlare con lei e presentarvela ufficialmente, io ascolterei il suo nuovo brano Che passa all'inferno. Sono le tre del mattino, te chiedo, annego in mezzo bicchiere di vino. Quando ti vedo, perché divino averti vicino? Guardare in faccia il destino che ci sfiora ma non averti davvero. Siamo destinati a qualcosa insieme, solo un pensiero che ci viene per stare bene, quando ci conviene, se ci conviene, perché un leone non può regnare con le iene. Tu mi dici di andare dove, non so da dove, che spunta il sole, questa è la legge del più forte, chi resiste al buio la notte, sfida la sorte. Vivo poco rispetto a te, ma dimmi se poco che ho parlato fin troppo di te. Mi è rimasta una fotografia, la tiro fuori ogni notte, il segno della croce, poi la butto via. Arriva, abajo, al centro, poi dentro mi alma loca. Brindo quando non ti sento perché ho ammazzato il tempo. Ucciderei i miei sentimenti, ho finito gli argomenti. In questo senso nel tempo chiuso i battenti. Mia madre dice di andare dove, non so da dove. Tramonta il sole, starò proprio bene al buio questa notte. E le risposte le darà la sorte. Torna l'inverno, parla che ti passa, che passa l'inferno. Che passa l'inferno, che ritmo ragazzi, questa è una canzone orecchiabilissima e la canta l'ospite di oggi, una cantautrice, abbiamo imparato a conoscerla con X Factor, l'abbiamo vista anche al Grande Fratello, soprattutto è una cantautrice che oggi ci farà riascoltare tanti suoi pezzi davvero fichissimi. È con noi Jessica Mazzoli. Jessica! Ciao, ciao Turchese, ciao Angie! Ciao, 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 grazie Radio Italia anni 60, grazie. No, ciao, tesoro, ciao. Grazie a te perché le artiste come te che ci mettono l'anima e il cuore, che scrivono i loro pezzi, mettono le loro emozioni in musica, sono l'anima di radio come Radio Italia anni 60, quindi grazie a te. Ecco. Oh no, grazie davvero, grazie. Tesoro, allora, io adesso però voglio andare a bomba qui, perché qui bisogna parlare. Sì. Questo è il tuo ultimo brano, quello in cui tu ti senti più te stessa, è come se tutto il tuo percorso di ricerca del tuo vero stile, della tua vera te, del tuo vero animo, dell'abito che vuoi mettere alle tue canzoni, alle tue parole, l'hai concentrato tutto in questo pezzo, Che passa all'inferno. In questo pezzo, Che passa all'inferno, che è un pezzo che appunto, come hai detto tu,
racchiude tutto quello che è il mio percorso di crescita musicale da quando ho incominciato ad oggi. Mm-hmm. Ma spero che comunque vada sempre meglio, nel senso che ma certo, sono molto incentrata a livello stilistico. C'è un progetto dietro. C'è un progetto dietro a questa canzone, no? Allora, guarda, ti dico la verità, io l'ho fatta uscire da totale indipendente, ho lavorato con un producer molto molto bravo che si chiama Marco Di Martino. Mm-hmm. Questo brano, però, dopo che insomma è stato ascoltato questo brano, ho avuto la possibilità di, insomma, sono stata appunto contattata da un'etichetta molto figa per iniziare un vero e proprio progetto musicale, no? Wow! Spero quindi che Radio Italia anni 60 ti porti fortuna, ancora di più tesoro, eh? Anche perché posso dire un segretino, sapete che sta per uscire un pezzo bomba per l'estate di Jessica Mazzoli, appena ce l'avremo possibile lo manderemo in onda subito a Turchesando, perché ormai io con Jessica c'ho un filo diretto, ragazzi, un filo diretto. Assolutamente. Allora, insomma, dicevamo, Turchesando è molto concentrata sulla musica. Tutti gli ospiti che vengono qua di solito scelgono delle canzoni che li rappresentano. Invece, in questo caso, sei tu che li hai scritti. Perché, secondo me, musica non è soltanto la melodia, ma è anche tantissimo il testo, guarda, no? Poi la melodia, nel senso l'arrangiamento, quello è molto il vestito importante dell'anima. Però chiaramente quello che rimane immortale in un brano sono le parole, no? Quindi bravissima. E tu le scrivi anche, Jessica, perché sei autrice, ricordiamolo, musica io e testi scrivo, spesso. Cioè, scritto io. Tu senti che la nostra regia ci tiene come base musicale che passa all'inferno? Sì, ragazzi, ma mi sentite bene? Assolutamente, noi benissimo. Ah, ok, perfetto, allora, no, perché sono in spiaggia qua. Beata te, in spiaggia. Non... Comunque, cari allora amici, Jessica ha cominciato il suo percorso nella musica, diciamo, più popolare con X Factor, nell'edizione che vinse Francesca Michelin, giusto? 2011, X Factor 5, prima edizione su Sky, esatto, sì. Esatto, e sei arrivata in finalissima, giusto? Allora, sono arrivata in... diciamo che prima era diverso, perché per cui se avessi preso il posto questi ultimi anni, quello che avevo io, diciamo, in quell'anno lì, era reputata finale. Senti, però amore, quell'anno lì era semifinale. Senti? Sì, ti sento benissimo. Allora, io direi che adesso noi ci ascoltiamo, infatti, proprio parlando di X Factor, il tuo primo brano che hai inciso subito dopo X Factor, che è Megalomane. Ascoltiamo. Allora, questo è stato il mio primo brano, si è scritto io. Brava! La nostra Eccoci. Ospite. E chi è Lara? Chi è il nostro ascoltatore? Allora, glielo vogliamo dire? Lara è mia figlia, è figlia di Marco Castoldi in Arte Morgan. Esatto, ecco. Conosciuto X Factor. Conosciuto peraltro X Factor, sì, si sa. Che ti ha fatto il remix, di, della canzone che abbiamo ascoltato precedentemente, che era appunto, no? Sì, Megalomane. Scusa, Morgan Remix Megalomane, sì, esatto. Gli era piaciuta tanto e quindi insomma voleva farci il remix, un remix un po' strano, direi. Un po' la Morgan, così. Insomma. Esatto, sì, sì. Beh, diciamo la verità, Morgan ci ha visto lungo, perché io ti devo dire che secondo me tu proprio come artista, come cantante, spacchi, non so perché questa canzone, ragazzi, Lara, che lei l'ha scritta per sua figlia e ha delle parole veramente intense, mi piace da morire, proprio come descrivi questo senso infinito di cambiamento che ti porta ad avere una figlia, no? Sei Lara. Beh, sì, nel tempo... Sì, poi sei il battito nel ventre, bellissimo, bello. Il battito nel ventre, poi comunque diciamo che era voler come dire, cioè mettere proprio da parte le cose che nella vita poi alla fine sono futili, no? Per una cosa molto più importante. Certo. Si capisce che per un figlio tante cose, no? Uno le lascia da parte, appunto. Ma lei l'ha fatto, cantone. Dico, io ho preso troppo sole. Troppo sole. Allora, infatti adesso mi sono chiusa in una cabina, tipo di queste cabine della spiaggia, per parlare con voi, perché prima forse ho notato che si sentivano voci di sottofondo. Comunque, quando dico tipo... Non ti sentiamo più, tesoro, abbiamo perso un attimo Jessica. Senti? Eccoti. Senti? Sì, adesso sì, ti sentiamo meglio. Dico...
Dicevo che quando dico che lascio quell'altare ricco e squallido banchetto a tutte le anime dannate in coda per l'inferno, no? Sì. Cioè, della serie che proprio, voglio dire, non mi interessa del resto se non mia figlia, ecco, poi, certo. Poi lì sì, è tutto un esplodere. E Morgan fa il papà come si deve adesso? Si è un po', no? È un po' più presente nella vita della sua piccolina? Che dice? La terza figlia che è appena arrivata, che è stata già mollata, la terza mamma, per stare di nuovo con un'altra donna, Angelica, che lo ha mollato e lui si è sentito anche da lei abbandonato. Questo per fare una sintesi per chi non seguisse tutte, esatto, una le sintesi, vicende di Morgan. Una sintesi è tre donne con tre figli con tre donne diverse, no? Alla fine. Vabbè, poi adesso, guarda, chissà, allora, dove va. Io sono per le famiglie allargate, nel senso che comunque bisogna anche essere intelligenti per portare avanti un progetto di famiglia allargata. Per esempio, mia madre, anche mia madre ebbe tre figli con tre uomini diversi, ma comunque, cioè, il rapporto, no, con mio padre o con il compagno precedente è sempre stato amichevole. Comunque, certo, bisogna anche avere delle donne intelligenti, cioè bisogna trovare delle donne intelligenti che riescano a portare avanti anche un progetto di cioè, nel senso, non è poi tu ad esempio con Asia Argento vita. Tu per esempio con Asia Argento che rapporti hai? Cioè, Lara ha rapporti con sua sorella? Allora, guarda, con Anna Lu assolutamente sì, perché si sentono per messaggio, si sentono telefonicamente, vedi. Poi lei, veramente, io la adoro, ho sempre adorato Anna Lu, mm-hmm, perché comunque è veramente una ragazza molto molto sensibile e intelligente, e si sentono assolutamente con Anna Lu, hanno un rapporto, chiaramente il vedersi è un po' difficile, visto che insomma, lei vive a Roma, noi viviamo a Pisa, certo, adesso, però abbiamo sempre vissuto in Sardegna, quindi probabilmente adesso, poi Lara ha un cellularino suo, no, dove scrive i messaggini su WhatsApp, e quindi con la sorella ci si sente, che carina. Sì, mantengono un rapporto, ma infatti io sono veramente molto molto felice, perché poi a prescindere dal fatto che sia la sorella di Lara, è proprio una bella persona. E la nuova sorellina invece? Ma di lei no, assolutamente non ho assolutamente sentito, cioè nel senso, chiaramente penso che sia, insomma, è una neonata, quindi certo, non è che può dire, cioè non l'abbiamo. Avete visto le foto? Niente? Non vi ha mandato niente, Morgan? Ma no, guarda, io ti dico la verità, ma lasciamo perdere il caso Morgan, che lui comunque lo sappiamo come è fatto, no? Sì. Comunque è particolare, poi alla fine bisogna anche accettare nella vita. Cioè, io penso che comunque fondamentalmente Marco sia una, e lo chiamo Marco, sia una bravissima persona, ok? A prescindere da quello che io ho vissuto con lui, le beghe che ci possono essere state, no? Sì. Quindi alla fine, no, come dicevo nell'intervista scorsa, sì, cioè, tu non è che puoi obbligare una persona a fare il genitore, ok? Cioè, certo, sono delle cose che poi è chiaro che ti deve nascere naturale. Io per 7 anni ho investito il tempo, tutto il tempo, per fare in modo che lui potesse avere un rapporto con Lara, però, cioè, a una certa dici anche, insomma, che siano poi loro a costruirselo. Quando Lara sarà più grande, Lara capirà sicuramente delle dinamiche, e quindi lascio libero arbitrio in questo, cioè nel senso, sempre nelle dovute protezioni. Sì, anche perché nell'ultima intervista tu psicologiche, tu nell'ultima intervista abbia fatto, però c'è da dire Turchese, che la madre dell'ultima figlia, sì, no? Sì. Cioè, se fosse stata una persona intelligente, no? Mm. E probabilmente sarebbe stata anche lei a indurre il rapporto, cioè a indurre Marco, visto e considerato che comunque hanno vissuto insieme, hanno, diciamo, un rapporto più stretto, tant'è vero che sapevo che lei poi adesso penso che sia ritornata a casa di lui, è andata via per un periodo, come hanno detto i giornali, adesso è ritornata, non so se stanno insieme o meno. Però comunque dovrebbe essere anche l'intelligenza di una donna fare in modo che il padre venga posto in qualche modo, no? Se il padre non è in grado, comunque una donna, essendo noi comunque donne più forti, diciamo più sentimentali, possa fare in modo che Marco possa, cioè, non do a lei la responsabilità, ecco, però sicuramente poteva comportarsi in maniera diversa, però a quanto pare non è assolutamente una persona intelligente, quindi, perché io nei confronti di Anna Lu, mm-hmm, quando io stavo con Marco, io veramente, cioè, per dirti, per me era veramente una cosa, cioè, per me
era una cosa assolutamente naturale, giusta, umana. E poi c'è da dire una cosa, quando... per me era una delle cose più importanti del nostro rapporto, che lui continuasse, cioè che lui veramente cercasse la figlia, e che certo. Comunque, cioè io addirittura avevo un rapporto, diciamo, diretto con Asia nel momento in cui magari capitava che Anna Lu andasse in vacanza dalla nonna, cioè io la sentivo, perché proprio a me faceva non piacere che lei, cioè di più, nel senso che veramente per me era una cosa basilare. Appunto perché e poi c'è da dire, scusa, prima di lanciare un attimo l'altro brano, c'è da dire che poi quando tu hai creato con amore Lara insieme a Morgan, Asia, Argento e Morgan già non stavano più insieme, cosa che non si potrebbe proprio dire con certezza di questa nuova donna, che sembra che quasi quasi già stava con Morgan mentre tu eri incinta di Lara. Detto questo, c'è cuore turchi noi, ma soprattutto ragazzi, questa canzone è stata scritta, vi confesserò, da uno che è stato per me l'amore della mia adolescenza, Gianluca Grignani, e non aggiungo altro. No, vabbè. Ma come hai fatto? Dai. Scusa. Io ero pazza di lui. Cioè, avevo tutto il diario pieno delle sue foto. Allora, sì. Raccontaci un po'. Quindi tu l'hai conosciuto quando era ancora un gnocco imperiale. Guarda, l'ho conosciuto durante il mio percorso X Factor, proprio per il fatto dell'inedito, no? Questa canzone. Questo è l'inedito? Certo, di X Factor. Sì, visto che ero arrivata in finale, insomma, dovevo portare l'inedito e quindi mi piaceva ascoltare questa canzone tra le tante e lui ci teneva tanto che io la cantassi e a me era piaciuta più delle altre sicuramente. Ma è molto anche bella. Se devo essere sincera nel dire che comunque non ho mai trovato che artisticamente fosse una cosa che mi calzasse a pennello. Sicuramente magari se avessi cantato Megalomane, che già avevo pronta, era meglio, nel senso che in quel momento lì facevo vedere. La sentivi più nelle tue corde? Assolutamente sì, però sai come puoi rinunciare a un brano di Grignani? Di Grignani. Scusami, infatti, soprattutto. E poi guarda, devo essere sincero nel dire una cosa, che dici. Dopo quel brano lì noi non ci siamo più sentiti con lui, perché lui fece un'intervista, adesso non mi ricordo su che radio, vabbè, comunque io ero in collegamento. E lui disse che a suo avviso io non vinsi perché l'avevo cantata stonata. Vabbè, ma Grignani è un po' così, lo sappiamo che è un po' borderline, dai. No, invece è un mito, io lo amo, lo adoro, il Grignanino, bello ragazzi, non mi toccate. Vabbè, comunque era così, disse questo, ma probabilmente forse si resero conto anche i giudici che non era... proprio, però come fai? Cioè, alla fine è stata una grandissima esperienza, io quel brano lo porto sempre nel cuore, no? Però sei arrivata in finale e ha vinto una grandissima artista, Francesca Michelin, con lei hai dei contatti? Ma guarda, no, ti devo dire la verità, ci siamo sentite per qualche anno dopo la nostra esperienza insieme ad X Factor, poi no, non ho. Però più io so contatto. Una cosa, perché sapete che a X Factor poi ci sono dei giudici molto famosi, quindi c'era Arisa, che tu hai un buonissimo rapporto con lei, giusto? È stata simpaticissima. Assolutamente sì, guarda, lei poi è Elio e le storie tese, che mi ha appoggiata, esatto, anche se adesso insomma è tanto che non la sento. Elio lo stesso, cioè lui quando, perché poi le interviste che rilasciò, no, prima quando ero all'interno di X Factor, quando uscì le lessi, e lui diceva che praticamente io ero proprio la vincitrice secondo lui, quindi vedi? Ma anche Eros Ramazzotti, cari amici, le disse una cosa importantissima che detta da lui, che è riconoscibile anche veramente tra mille voci, sì, la sua voce, il suo timbro, ti disse... Ma poi detto da lui che ha un timbro, insomma... Cosa ti disse Eros? Ti disse il tuo timbro è inconfondibile. Esatto, sì, lo riconosceresti, cioè, in tutto il mondo, nel senso che sì, che questa è una cosa molto molto importante. E cosa dire, cosa senti, dire? Da Radio Italia anni 60 qui possiamo solo dire che con questo pezzo bomba nuovo che stiamo continuando a sentire nel sottofondo, appunto, che passa l'inferno. Questa ragazza con Eros Ramazzotti che le dice che ha un timbro inconfondibile, Elio e le storie tese, tutti artisti di un certo calibro. Morgan, che si è addirittura innamorato e ci ha fatto un figlio. Ma io la voglio vedere a Sanremo, dovrebbe ragazzi. Arrivare lontano. Tra l'altro, l'Ostinazione, non l'abbiamo detto, il brano che abbiamo ascoltato prima è stato scritto da Calvetti e Ciappelli, Diego Calvetti, esatto. Ricordiamo, cioè, un maestro, certo. Insomma, è stato maestro d'orchestra a Sanremo, insomma, produttore, insomma, un grande della canzone italiana. Sì, scrissero questo brano e mi dissero, cioè, Jessica, solo tu puoi cantarlo. Senti, brano. Ma un duetto con Morgan a Sanremo, se te lo chiedessero, lo faresti? O ci avresti paura che ti mollassero?
ti molla anche a te lì sul palco come ha fatto con Buco. No, oppure sei tu che schiaffi, lo molli così. Magari, capito, visto che dice che lo abbandonano tutti, magari a sto punto faccio io, no? Così almeno c'ha qualcosa da dire. Allora, Morgan, scrivi una canzone per Jessica, va? Vogliamo vedere riuniti. Sicuramente io, cioè, se mi avesse fatto un pezzaccio del genere sul palco di Sanremo, io sarei rimasta lì, ferma, avrei continuato a cantare, magari mi sarei inventata qualche una risposta artistica, una risposta artistica. Senti, ma secondo te... Avrei fatto un dissing e sarei rimasto lì, così ero squalificato lui che aveva cambiato appunto il testo. Brava. Bugo non è stato tanto preparato in questo, ma c'è da dire che comunque, sai, quando sei lì poi ti viene un'emozione, penso, certo, fuori dalla norma. E quindi però tu che hai pensato quando hai visto Morgan che in un secondo e mezzo ha creato quel veramente tormentone? Guarda, ti dico che è geniale, dai. Cioè, io l'ho vista, non l'ho vista in diretta perché dormivo, l'ho visto il giorno dopo, ti giuro, la risata, io stavo volando. Scusatemi, ma poi, come si dice, meglio un colpo di scena che un colpo di sonno, va? Giusto, brava. Senti, Jessica, una cosa al volo, ma tu pensi che la tua carriera in qualche modo sia stata ostacolata dal fatto che hai avuto una storia con Morgan? Perché hai collaborato con i più grandi della musica italiana, sei bravissima, sì, hai una voce pazzesca, sei un'autrice e cantautrice, cioè voglio dire... Che cos'è che ti ha ostacolato? C'è ti qualcosa? Risponderà subito dopo il suo prossimo brano, perché adesso noi ci dobbiamo ascoltare. Sì, no, mi fa piacere rispondere a questa domanda. L'abbiamo ascoltato prima, appunto, è stata scritta... Stupido tu. Scritta da Lapo Consortini, che voglio dire, un altro grande che ha collaborato con Patti Bravo, con gli Stadio, e poi insomma è stata... Alla fine della tua storia con Morgan poi è stata scritta quella. La produzione, sì, di Pio Stefanini. Che praticamente lui è, vabbè, il producer conosciutissimo, col quale ho collaborato per 7 anni. Tutti grandissimi nomi, no? Tornando al discorso di prima. Anche Irene Grandi, sì, cioè, ho avuto la fortuna di conoscere Irene, che a me è sempre piaciuta, io innamoratissima fin da piccola. E insomma, quindi sì, è stata scritta praticamente dopo la fine della tua storia. Con Marco, che peraltro insomma cantai questa canzone, la cantai dopo un'intervista da Barbara, da Barbara D'Urso, che salutiamola, certo, che la salutiamo con tantissimo affetto, e che non è, cioè, insomma, non è che tutti vanno a cantare lì, ecco, quindi no, io la ringrazio per quella volta che mi fece cantare. Ma perché Barbara ci ha fiuto e sente che queste canzoni ci hanno veramente, ti posso dire, carica, energia, non annoiano, sono orecchiabili, hanno dei testi non banali, sono grintosi, poi tu sei una grintosa perché lei è una donna con le palle, esatto, ragazzi. Quindi chi se ti no ha Morgan non si sarebbe innamorato di lei, secondo me, eh? Quindi chi ti ha bogottato, in poche parole, chi ti esclude, chi è, allora, che guarda, ti dico una cosa che allora io penso che nel mondo della musica, specialmente questo, voglio dirlo proprio pubblicamente perché è un aspetto molto importante, ci siano un sacco di pregiudizi, tanti pregiudizi, nel senso che comunque quando tu entri a far parte, no, dopo chiaramente essere uscita fuori da un talento, comunque aver fatto proprio un percorso musicale, no, artistico, entri a far parte di un circuito gossip, no? Mm-hmm. Vieni in qualche modo etichettata, quindi c'è, cioè, nel senso, il boicottamento, chiamiamolo così, sì, è avvenuto, tra virgolette, secondo me, per ambedue le cose, cioè nel senso aver avuto la storia con Marco, ma probabilmente il fatto che più di una volta mi sono seduta con orgoglio, te lo dico, lo farò ancora se mi capita, nei salotti televisivi, per parlare della mia esperienza personale, oltretutto ci tengo a ringraziare, questa non è una leccata di sapere perché non è da me, però guarda, io lo sai che veramente la voglio ringraziare Barbara, la voglio ringraziare pubblicamente perché cioè, è stata l'unica persona che mi ha dato sempre la possibilità di potermi esprimere sotto tutti i punti di vista, credimi, e non è andare da lei e parlare, esprimere veramente, dare dei messaggi anche, perché nel momento in cui tu racconti la tua storia personale, cose forti, poi chiaramente, cioè non è che vai lì a raccontare, certo, le pastecole, cioè è anche un modo per esprimere ad altre donne la forza, no? Quello che, certo, e quindi secondo me non è assolutamente cioè, da sminuire, in maniera sono negativa, d'accordo, da sminuire, sono d'accordo. Cioè, poi nella vita veramente solo gli ignoranti si limitano, cioè nella vita si può ma fare, ma poi da Barbara comunque... D'Urso, voglio dire, ci vanno da Silvio Berlusconi a Matteo, esatto, Salvini a chiunque, perché è una donna, una professionista che è in grado di mettere a proprio agio nei suoi salotti qualsiasi personalità,
E assolutamente, per questo che il pubblico lo fa in lo fa in maniera, guarda, cioè, a tutto insomma, solo lei potrebbe riuscire a farlo in quella maniera. Quindi lì. Tu dici che tutte le ospitate dalla D'Urso ti hanno un po', diciamo, ostacolato questa carriera musicale? Ma io vabbè, penso, però ti posso dire una cosa, Jessica, non io non parlerei del negativo, io oggi sono qui per parlare del positivo. Esatto, oggi ma lei io non alla... parlo dell'ospitata dalla D'Urso, attenzione, voglio chiarire, io parlo del gossip, cioè del sì, mio grande fratello, più che altro il grande fratello, forse quello. No, ma neanche, perché già lì ero, insomma, la situazione era uguale. No, vabbè, ma oggi è un altro giorno, Jessica, oggi ma è un altro giorno. Niente, abbiamo ragazzi, dei progetti veramente musicali molto importanti. Speriamo esatto, delle etichette. Di volo, Angela, non grazie c'è più un boicottaggio, secondo me non c'è non più. C'è è finito. È finito. Lo sai perché non c'è più? E te lo dico, perché non sono l'unica che ha vissuto queste situazioni e che veramente si sta rialzando. Ci sono anche altri artisti così, esattamente nella mia situazione. Che sono però tu hai ospiti. Talento, tesoro, hai talento. Con chi faresti un duetto? Parliamo di questo. Con chi faresti un bel duetto? Con chi vorresti fare un bel duetto? Ci sono persone intelligenti che appunto notano in me, nel senso molto molto alto, e quindi grazie a Dio a livello artistico sono presa in considerazione da grandi personaggi. Questo ci tengo a dire. Troppo ganzo. Dai, allora, dai, magari io voglio sentire questo duetto tra Jessica e Gue Pequeño. Vi ci vedo da morire. Senti, ma guarda, mi dici una cosa. Io stimo un casino, veramente. Qual è la prima cosa che ti ha detto Morgan? Perché io voglio poi alla fine concludere invece in amore. Cioè, nel senso che tu l'altra volta hai avuto anche delle parole davvero sagge e molto intelligenti, essendo tu la mamma di Lara, che è anche figlia di Morgan. Lei ha detto, l'unico uomo che ho amato nella mia vita comunque è lui, è Marco. E nonostante ci siano dei problemi, dei rapporti molto complessi, diciamo che tu hai avuto delle parole calde nei suoi confronti. Di amore, qual è stata sì. la cosa che ti ha proprio colpito, la prima cosa che lui ha fatto per colpirti quando l'hai conosciuta di X Factor? Guarda, sicuramente la genuinità, cioè nel senso è una persona molto genuina e soprattutto è molto umile, cosa che magari... non si percepisce a livello televisivo, insomma, così, però guarda, cioè, davvero è una persona, sotto quel punto di vista, è una persona fantastica. E quindi è stato proprio quello, il fatto di proprio uguale a me, cioè a livello parlo umano, ok. Poi chiaramente l'umanità ha una certa, non so, si nasconde nei meandri. Senti, ma secondo te ci potrebbe mai essere un ritorno di fiamma, come diceva Venditti? Ma guarda, no, non credo. Non credi? Gli amori fanno dei giri immensi e poi ritorno. Ma io sono, guarda, probabilmente lui è rimasta la stessa persona, no? Mm-hmm. Ma io sono cambiata tanto, tanto. Cioè, io sto benissimo da sola, sono una ragazza molto, molto indipendente, che veramente per legarmi a qualcuno è molto difficile che io mi possa legare a qualcuno. Quindi deve essere proprio una persona... fatta ad hoc, che non mi faccia sentire nessun tipo di peso, cioè nel senso io che sto deve... bene, una canzone esatto, veramente fichissima che secondo me l'hai scritta proprio per lui, di la verità. Pensavi no, a lui? Questo no, non pensavo a lui, anche se può sembrare, infatti quando uscì tutti ma mi allora io direi lui... alla regia, mentre noi chiacchieriamo, perché io non vorrei salutarla adesso subito senza neanche avere il tempo di salutare, okay. Vorrei mandare nel sottofondo, decidi tu se rosso o di nuovo che passa all'inferno, però nel frattempo se ci lasci i microfoni aperti così noi salutiamo con calma la nostra Jessica, perché sennò qua okay. Abbiamo proprio i tempi troppo stretti, ci sono tante okay, di quelle cose vabbè, da dire. Allora io comunque mi piace tantissimo rosso, però mandiamo di nuovo che passa all'inferno, perché così magari gli amici ascoltatori che non l'hanno ancora sentita, anche se rosso è un pezzo che ho scritto con Davide Simonetta, che saluto, che io lo stimo tantissimo perché è un autore super, e anche con Francesco Sponta, altro autore, e comunque mandiamo che passa l'inferno, sì? Deve diventare proprio il ballo dell'estate questo che passa l'inferno. No vabbè ragazzi, è una roba mia, quindi adesso normale, ci facciamo il balletto vai fate il balletto. Io ho lanciato una challenge raga su Instagram, cioè, mi sono arrivati dei video di, siccome poi alla fine io prendo l'accendino e lo spengo, no? Cioè c'è stato un pazzo
ragazzo che però che stimo, che è un grandissimo artista, si chiama Hardy, che non è molto conosciuto ma è veramente geniale, e lui ha preso un deodorante con l'accendino, cosa non l'ho fatto in casa, mi raccomando, però comunque ha fatto sta cosa alla fine, cioè. Ah sì, eh? Ha dato tipo il lanciafiamme, ha fatto la fiammata. Perché poi non abbiamo detto che di questo pezzo tu hai girato il video durante la quarantena dentro casa, esatto. Un homemade sul balcone di casa tua, esatto, nel balcone di casa mia, sì, la mia ripresa con la tua mamma che ti ha aiutato, la sì, dobbiamo sì, salutare la tua mamma perché Jessica è anche una super mamma. Grazie mamma. Fatima oltretutto si chiama, che fa anche ha fatto anche qualche miracolo, vedi super Fatima, sì. Il tuo cuore oggi batte per qualcuno? Sì. A parte per Lara, ma per qualche maschietto? No, perché dico, a me il cuore batte sempre, no, grazie a Dio. No, no ragazzi, sono single. Ah, non, è single, è su piazza ragazzi, è su piazza. Senti, un annuncio ad Alessandra, lo vogliamo fare a quella fan lì di Morgan? Vuoi dirgli qualcosa ad Alessandra? Al volo così? Guarda, non saprei proprio da dove iniziare e come finire. Cioè, alla fine penso che si commenti da sola. Quindi lasciamo pure. Non gli vuoi dire niente? No, lei la fa. Alla fine, le persone, se sono intelligenti, cioè, io dico. Hai sofferto molto. Cioè, no, dico, se una persona nasce intelligente, nel senso che lo diventa nel tempo, lo mostra, e probabilmente. Di intelligente non ha niente, questo è quello che penso dire, cioè alla fine non la considero neanche, capito? Cioè. Allora tesoro, noi siamo arrivati purtroppo alla fine di questa bellissima intervista, quindi io ti saluto. Anche perché, scusate, ci tengo a dire una cosa velocissima. Scusatemi. Perché siamo proprio velocissimamente quando si parla di Morgan ultimamente, cioè di lei proprio dovrebbe essere la novità il fatto che ha avuto una figlia con lui, che è la nuova madre della sua, cioè che è la mamma della sua nuova figlia, quant'altro. Invece si sta parlando di tutt'altro, cioè proprio di Angelica, di Angelica si parla. Guarda, non lo so, non entro in merito. Oppure di Asia Argento che dice che no, di lui che dice che Asia Argento lo menava di notte, gli dava i cazzotti in testa mentre dormiva. Ecco, questa è l'altra cosa. Che Asia Argento ha fermamente smentito dalla nostra super Barbara D'Urso sempre a live. Senti amore, noi siamo proprio arrivati alle battute finali, giusto, sono le 15. Dai. Ok. E quindi ti salutiamo, ti ringraziamo e noi ci sentiamo. Grazie a voi con tutto il cuore. Grazie a Gossip News Italia, grazie a Angela Chilli, a Lorenzo e grazie a voi, grazie, grazie a tutti. Un abbraccio grande Jessica, salutaci la Sardegna, mi raccomando. Beh, è lo splendido mare. Non sono in Sardegna, però sì, ve la saluto appena ci torno. Brava. La Sardegna del nostro cuore. Un bacio, alla prossima martedì. Ciao, ciao a tutti. Un bacione.